Buongiorno ragazzi, quanto tempo è passato dall'ultimo video che ho pubblicato? Ho perso il conto. Inizia un nuovo periodo e non per questo deve essere peggiore dell'estate. Inizia l'autunno. Oggi infatti vi vorrei parlare dei miei 5 prodotti preferiti che sono stati fondamentali per il mio settembre 2018. Primo prodotto, si tratta di un prodotto per i capelli. Innanzitutto della ditta Capello Point. Cheratina liquida, cosa vuol dire? Io mi sono trovata benissimo perché dopo l'estate effettivamente tra il mare, la salsedine, il vento, il sole, le tinte, le schiarenti, mi sono ritrovata ad avere dei capelli veramente molto delicati e molto sfibrati. Infatti ci ho dato un taglio netto. Cheratina idrolizzata abbinata al mitico olio di argan. All'interno non contiene né parabeni, e né SLS e né SLS. Che potrebbero danneggiare ancora i nostri capelli. Il profumo, cosa da non sottovalutare, è veramente una meraviglia. Sa di uva sultanina, quindi è un profumo dolcissimo che vi rimane sui capelli, ve lo garantisco, almeno per 8 ore. Ha un prezzo di 14,99 euro. Lo si può ordinare anche su internet, perché io qui a Biella non l'ho trovato. Cosa molto molto importante per me, soprattutto che ho i capelli fini, non unge assolutamente, non è come gli oli in generale, anzi, viene assorbito istantaneamente dal mio capello in modo da lasciarmi questo meraviglioso velo di velluto proprio sul capello, ma non va ad ungermeli, cosa super super fondamentale per me. Odio veramente quegli oli che si applica sui capelli e poi rimane il capello unto. Non ha un senso per me. Secondo prodotto. Primer speciale spori invisibili di Bottega Verde. È una marca che io in realtà non utilizzo mai né per il make-up né per le creme né per bagno doccia. In realtà non so perché non mi trovo bene a pelle con questa marca. Anche perché uno si aspetta che Bottega Verde di solito abbia degli ingredienti nell'inci abbastanza naturali, invece non succede praticamente mai nei prodotti Bottega Verde. All'interno c'è acido ialuronico ed estratto di calendula. Hanno rispettivamente uno scopo idratante e un altro lenitivo. Cosa che più mi piace di questo primer è quando lo si applica l'effetto di velluto assoluto sulla pelle. Non ha niente assolutamente da invidiare ai primer di marche migliori piuttosto che marche più costose. Infatti è semitrasparente, ma riesce ad avere all'interno un piccolo pigmento rosa che dà quel colorito in più alla nostra cute. Si può anche mettere al posto del fondotinta per chi non ama avere mascheroni o trucco pesante, piuttosto che anche odia il fondotinta. Terzo prodotto, back. Allora, Chanel, il fondotinta Perfect Lumiere Velvet. È un fondotinta che solo col tempo ho imparato ad apprezzare, nel senso che è un prodotto che va steso senza spugnetta, senza pennello, semplicemente picchiettandolo ed applicandolo sul viso, al che io ero molto scettica perché di solito mi piace applicare le cose sì velocemente e comodamente, ma anche con un minimo di cura nel particolare. È un prodotto indubbiamente adatto a pelli grasse o a pelli miste, perché essendo molto polveroso, nonostante sia liquido, contiene all'interno delle polveri, all'interno del proprio della texture, che fanno sì che sia un fondotinta sì liquido, però molto molto terroso. Mi sono trovata veramente molto bene, nonostante io non ami i prodotti di Chanel, soprattutto nel make-up, e la durata è veramente strepitosa. Non unge, non dà assolutamente problemi di pelle lucida dopo l'applicazione, dopo oltre le 6 ore. Quarto prodotto, prodotto per le labbra. Come non poteva mancare. Allora, il prodotto in questione si chiama Dior Lacquer Plump. È praticamente un rossetto, una lacca liquida con estratto di ibisco naturale e acido ialuronico in grado di dare un effetto riempitivo e di turgore alle nostre labbra. Quando è uscito, l'ho voluto provare più che altro per una mia curiosità, nel senso che va bene, prodotti per le labbra rimpolpanti e volumizzanti ce ne sono veramente tantissimi. Ho voluto provare questo perché comunque Dior vantava il fatto di non avere delle sostanze pruriginose all'interno e quindi di dare un effetto voluminoso senza dover stimolare la microcircolazione e quindi dare magari un effetto anche troppo voluminoso, che a me non piace proprio. Dopo l'estate, ovviamente, come un po' sempre succede, si ha la bocca sempre, sempre, sempre disidratata, come i capelli. Molto naturale come effetto e poi lascerà le labbra veramente molto idratate, numero 426, ed è un effetto veramente che mi piace tantissimo perché sembra un burro cacao, però nello stesso tempo riesce ad uniformare il colore della nostra bocca in un momento
magari di disidratazione. E l'effetto che mi piace di più appunto è l'effetto naturale ma rimpolpante, quindi è ottimo per le persone che non amano avere vistosi rossetti sulle labbra, però ci tengono ad avere un colore anche sfumato sulle labbra. Quinto ed ultimo prodotto, ragazzi, indovinate per cos'è? Per la bocca. Tutto il contrario del prodotto precedente, ovvero l'Everlasting Liquid Lipstick di Kat Von D. L'azienda di Kat Von D, che è una tatuatrice veramente famosissima che si è buttata nel mondo del make-up facendolo un pochino rivoluzionare, se vogliamo, ha creato questi Everlasting Liquid Lipstick, ovvero dei rossetti a lunghissima tenuta, quasi a tatuaggio. All'interno contiene la vitamina E e i semi di girasole. Ha una durata spaziale, vi giuro, proprio spaziale, che manco con il bifasico più forte va via. Ci sono 26 tonalità di questo prodotto, quindi anche per chi vuole la tonalità verde smeraldo, azzurro, viola, rosso, nero, ci sono tutte le nuance, anche le più stravaganti. Costa €19,90 e lo scovrino è questo, come qualunque altra lacca in realtà, quindi molto preciso, al contrario magari di Dior, quello precedente, che aveva uno scovolino poco preciso. E appunto, come vi dicevo, mi sono trovata da Dio soprattutto sulla resistenza. Quindi, prodotto super approvato e ve lo consiglio se amate i rossetti, soprattutto le lacche, che hanno una durata spaziale. Ragazzi, anche per oggi il video è terminato, spero vi sia piaciuto, anzi, se vi è piaciuto lasciatemi un like su questo video. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi subito! Se invece volete sempre essere aggiornati sull'uscita dei miei video, attivate semplicemente la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Un bacione e ricordatevi sempre, let's talk about.